Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto. Il cadavere di un nano, Domenico Semeraro, un imbalsamatore di 44 anni, viene occultato in una discarica della periferia romana. Il corpo tumefatto dimostra che l'assassino si è accanito sulla vittima. Orge, droga e foto erotiche. Questo è il delitto del nano di Termini. Real crime. I crimini più efferati, le inchieste, i retroscena dei delitti italiani. Real crime. Una storia vera. Un programma di Roberto Molinaro. Di sesso, droga e morte. Roma, 26 aprile 1990. In una discarica abusiva in zona Prenestina, alla periferia della città, viene rinvenuto un corpo tumefatto nascosto in un sacco nero. A prima vista, il cadavere sembra essere quello di un bambino alto solo 1,30 m, mentre in realtà è un nano. Yeah.
to the love. Gonna follow the light to the love. Gonna follow the light to the love. Gonna follow the light to the love. Corpo sepolto nella discarica è di Domenico Semeraro. L'uomo noto come il Nano di Termini per la sua assidua presenza in stazione alla ricerca di avventure omosessuali ha 44 anni. Vive in un appartamento laboratorio in cui lavora come imbalsamatore ed è un personaggio ben noto alle forze dell'ordine per il suo losco passato. Semeraro, infatti, tratta l'imbalsamazione di animali protetti e nel 1972 è stato anche processato per violenza carnale ai danni di una ragazza. In quel caso, però, il Nano fu assolto perché convinse il giudice che, date le sue condizioni fisiche, non avrebbe potuto sovrastare fisicamente la donna. A casa di Semeraro gli investigatori trovano oggetti per giochi erotici e materiale pornografico. Inoltre il Nano è stato segnalato più volte alla magistratura per la sua personalità abnorme e perversa e a suo carico pesano denunce per l'emissione di assegni scoperti e truffe. Molte potrebbero essere le persone intenzionate a ucciderlo e la pista investigativa segue subito l'indirizzo dell'ambiente omosessuale in cui l'uomo mieteva le sue giovani vittime. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust, una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Do you?
ricerca dell'assassino del nano di Termini dura poche ore. La mattina del 27 aprile finiscono in manette due giovani legati alla vittima da un'ambigua amicizia. Michela Palazzini, 20 anni, e Armando Lovaglio, di 21, entrambi dipendenti di Semeraro, confessano di averlo ucciso. Interrogati, gli assassini si difendono additando la causa dell'omicidio: una folle gelosia di Semeraro nei confronti di Armando. I ragazzi parlano di una relazione complessa fatta di amicizia e di odio profondo. Ma cosa c'era realmente dietro quel rapporto? E perché due giovani avrebbero dovuto accanirsi su un essere minuto già oltraggiato dalla natura sino al punto di ucciderlo? Real Trust continua dopo la pubblicità. Let the children techno.
techno. Roma, 26 aprile 1990. In una discarica viene rinvenuto il corpo esanime di Domenico Semeraro, un nano di 44 anni. L'uomo, dal losco passato, è un imbalsamatore di animali e nel suo studio ha due dipendenti. Un ragazzo, Armando Lovaglio, e una segretaria, Michela Palazzini. Sono stati loro a porre fine alla vita di Semeraro in un raptus di violenza e follia. I ragazzi confessano il delitto e con esso tutti i retroscena angoscianti di una lunga storia di sesso, droghe e ricatti. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Il delitto del nano di Termini. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Nell'estate del 1986, Armando Lovaglio, a 17 anni, si presenta presso lo studio di tassidermia di Semeraro per rispondere a un annuncio per un'offerta di lavoro. Il ragazzo è appena stato bocciato e vorrebbe trovare un lavoretto per potersi comprare la moto. Gli apre un uomo alto 1,30 m. Il titolare dello studio è un nano che, vedendo il bel giovane, rimane colpito e lo assume immediatamente. L'uomo pensa che tenendo il ragazzo a servizio da lui avrà tutto il tempo per coinvolgerlo nelle sue sordide fantasie.
Domenico Semeraro si accorge di essere affetto da nanismo e gli scherzi e le beffe dei suoi compagni lo rendono consapevole di questo suo handicap. Sentendo i rifiuti del genere femminile, sposta le sue attenzioni verso i ragazzi e cerca i soggetti più fragili e confusi. Il nano ha la grande capacità di comprendere le loro inquietudini e di convincerli a trovare in lui l'amore che il resto del mondo par loro negare. Essendo un'invisibile trama psicologica, spesso riesce a farli suoi. Yesterday my life was filled with rain, sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You're all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, and a rock was born when we held hands. Sunny one so true, I love you. I love you. Con l'esperienza, le qualità di incantatore di Domenico Semeraro migliorano e l'arrivo all'età adulta lo rende più scaltro. I suoi strumenti di seduzione diventano sempre più accattivanti e spesso circonda le prede di regali costosi e le istiga a provare droghe. Nonostante il suo handicap, si presenta come un uomo di mondo, millantando amicizie nello spettacolo. Si mostra comprensivo e spesso paterno nei confronti di quegli adolescenti fragili. È talmente conturbante da convincere i ragazzi a posare per foto scene. E quando i giovani inesperti cedono alle sue lusinghe, il nano, per timore di veder sfuggire la sudata conquista, alterna regali e gentilezze a minacce e ricatti. Think it's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control of me. Try to keep the frequency. I'll break up all the things.
Termini ha già un giovanissimo amante quando conosce Armando, ma lo scarica senza troppi complimenti all'arrivo della nuova affascinante tentazione. Pochi giorni dopo l'assunzione compra la moto al ragazzo, lo porta con sé in vacanza, lo riempie di coccole e di attenzioni, gli procura l'hashish. Il ragazzo, fragile e inesperto, si affida a Semeraro e i due fanno sesso. Un sesso morboso, dettato dai vizi e dalle fantasie del nano. Every point of return, every thought and concern, every hour of doubt, try to figure it out. Every minute alone, every day spent at home. Di sesso, droga e morte. Armando vive un rapporto conflittuale col padre e vede nell'imbalsamatore una figura a cui appoggiarsi. Il ragazzo quindi lascia spesso la casa dei genitori per fermarsi a dormire nel laboratorio abitazione di via Castro Pretorio. Lì si sente libero, capito e coccolato. Everybody wants to be somebody.
Semeraro è follemente innamorato di Armando. Il ragazzo non solo è bello, giovane, affascinante, ma asseconda di buon grado le sue fantasie. Armando posa nudo, a volte truccato, in atteggiamenti sempre più osceni che estasiano l'imbalsamatore. I due hanno rapporti sessuali sfrenati e spesso il nano lusinga il giovane coinvolgendolo in esperienze sempre più piccanti di sesso di gruppo e droghe. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Crime, il retroscena dei delitti italiani. La relazione fra il nano di Termini e Armando fila liscia sino al 1988, quando si presenta al laboratorio una ragazza per il posto da segretaria. Michela Palazzini è una bella giovane spigliata e Semeraro l'assume volentieri. In effetti l'uomo non disdegna i rapporti sessuali con le donne e pensa di inserire la ragazza nei suoi baccanali. Just let them say.
Armando e Semeraro cominciano un rapporto a tre. Ma ben presto l'equilibrio si spezza. Fra i due giovani nasce un sentimento d'amore romantico. I ragazzi comprendono che l'unico modo per preservarlo è quello di fuggire dalle grinfie del nano. Ma sanno che non è una cosa facile. La personalità dell'imbalsamatore li domina e Armando, alla prima difficoltà, torna sempre fra le braccia del suo benefattore. Nel 1989, però, Michela rimane incinta. Real crime. Real crime. I crimini più efferati, le inchieste, i retroscena dei delitti italiani. Real crime. Real crime. Una storia vera, vera, vera. Un programma vera. Di Roberto Molinaro. Fra i ragazzi e Semeraro diventano sempre più tesi. Il nano è straziato dalla gelosia nei confronti di Armando e non vuole lasciarlo andare. Lo minaccia. Lo minaccia. Lo minaccia. Lo minaccia. In cassaforte ci sono foto compromettenti del ragazzo truccato da donna in pose oscene e altre in cui loro fanno sesso. In più il nano ha registrato delle conversazioni in cui Armando e Michela parlano di droghe. Poi ci sono le polizze. Semeraro ne ha stipulate alcune a nome di Armando e l'ha nominato suo procuratore generale, minacciando di invischiarlo in qualche losco affare se questi avesse deciso di lasciarlo. I fidanzatini, allora, cercano di coinvolgere le famiglie, ma l'imbalsamatore risponde con denunce e querele. And it's worked out pretty well so far. Real crime. Real crime. Real crime. Real crime. I crimini più efferati. Le inchieste, i retroscena dei delitti italiani. Una storia vera, vera, vera. Un programma di Roberto Molinaro. Per porre fine ai ricatti, Semeraro propone ai ragazzi di andare a vivere tutti insieme. Armando sembra cedere e la sera del 25 aprile raggiunge l'uomo al laboratorio. Anche Michela si precipita all'appuntamento, dove scatena una scenata, convincendo Armando ad abbandonare il nano. L'imbalsamatore a questo punto perde la testa.
si infuria e si scaglia contro l'amante brandendo un taglierino. Il ragazzo lo disarma mentre Michela fugge. Pochi minuti dopo la ragazza torna e citofona. Ma Armando ha già ucciso il nano. Trust continua dopo la pubblicità. Real Trust, una storia vera, vera, vera.
Le liti si susseguono miste a minacce e ricatti, finché la sera del 26 aprile, dopo l'ennesimo scontro, il nano, accecato dalla gelosia, si getta su Michela brandendo un taglierino. La ragazza fugge. Armando blocca e disarma l'imbalsamatore. Lo afferra dal foulard che l'uomo tiene al collo e tira. Tira con forza sino a soffocarlo. Poi, accortosi di averlo ucciso, sfoga a calci la sua rabbia verso il corpicino inerte che l'aveva tenuto soggiogato a sé per anni. Poco dopo rientra Michela. I ragazzi chiamano i genitori di Armando, confessano l'omicidio e l'intenzione di occultare il cadavere. Real Crime. I crimini più efferati, le inchieste, i retroscena dei delitti italiani. Una storia vera, 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 vera. A tempo di Roberto Molinaro. Michela e Armando nella notte seppelliscono il corpo di Domenico Semeraro in una discarica e rientrano a casa dei genitori del ragazzo. Poco dopo arrivano le forze dell'ordine. Il processo condannerà Armando Lavaglio a 15 anni di reclusione per omicidio colposo. Michela Palazzini, che in primo grado verrà condannata a un anno di reclusione per occultamento di cadavere, in appello vedrà mutare la pena sino a 9 anni di detenzione per concorso in omicidio. Il delitto del nano di Termini è un caso di cronaca perverso, fatto di sesso estremo e ricatti. È la storia di un amore malato, ma è soprattutto una tragedia psicologica, in cui il soggetto dominante viene infine ucciso dal suo stesso amore. La natura fisica del manipolatore d'anime menomata dal nanismo mostra come sia l'intelletto a manovrare l'intera vicenda. Un delitto dai tratti conturbanti, che ha ispirato il film L'imbalsamatore di Matteo Garrone. In the pines.
Trust torna domenica sera alle 9 su M2O. Storywriter Morgan Hyde. Leading Voice Nanni Venditti.